Bene, iniziamo questa prima serie dedicata alla scuola e soprattutto al concorso per dirigenti scolastici, ma lo faremo in compagnia dei nostri professori perché ovviamente per i nostri amici all'estero tradurremo anche le problematiche in lingua inglese possibilmente. Bene. Iniziamo con la prima domanda e vediamo il professore Ritorta, che è il primo convocato per questa discussione. E la domanda è questa: chi sostiene che nella comunicazione umana l'interpretazione dei significati varia in relazione al variare del contesto e pertanto il contesto comunicativo non può essere considerato elemento oggettivo o indipendente dall'effettiva comunicazione? Well, thank you very much. This is very easy question because in human communication the interpretation of symbols is changing in relation to the context, and because the context is communicative, it cannot be considered an objective element or independent from the communication. Well, Professor, but who told this? Well, this is Roman Jakobson, who the husband of Latin woman in the 60, because I know very good. Well, Professor, this is very interesting. We go to the second question. And please, nella teoria delle leadership educative e trasformazione di Leetwood, The Move Toward Transformational Leadership 1992, I'm sorry, citato in Serpieri, Senza Leadership 2008, con il termine modellamento si fa riferimento all'attività di costruzione dei significati e valori condivisi attraverso comportamenti di valenza simbolica da parte del leader trasformazionale. Well, in the theory of leadership, transformation, an educative subject, because he was without leadership, and with this knowledge, we make a referment to the activity of construction of symbols and value that are condivisi together. And this is go through comportaments of valence, not the burgomaster, the symbol from the leader of transformation. Well, professore, very nice. Let's go on with the third question. Leetwood, the great sociologo, ha scritto che definisce trasformazionale una leadership che facilita la ridefinizione della mission e della vision, il rinnovamento dei commitment e la ristrutturazione dei sistemi utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi dai membri dell'organizzazione. Well, because we need to have a mission, o priest, no? Your vision, not television, that's different. And renovate the commitment from the structure of system used for transformational leadership toward the move on the television, because it's a leadership that makes easy the redefinition of the mission and of the vision. Bene, professore, noi non abbiamo capito molto, anche perché fortunatamente abbiamo i traduttori online. Grazie mille. Passiamo a un'altra domanda, la 431, in cui alcuni lettori chiedono: secondo lei, ma Telford dice la verità quando enuncia che una leadership collaborativa ha come protagonisti gruppi di lavoro e di professionisti motivati che con scopi condivisi e codeterminati lavorano insieme in modalità di problem solving? Well, the scope, it's a group,
And because professional motivation that go is problem solving, in the end we can say that we siamo guaiati. Because, well, professore, puoi tradurre stiamo guaiati? It's not, I guess, an English definition. Please, would you like to be much more clear? The Telford as a leadership collaborative. And because in this work group of professionals that they make a scope o condivis, they work together in modalità problem solving. Capo, it's not never true because they never solve nothing and Telford s'ingazza. Bene, professore, chiudiamo qui la prima serie di domande della nostra trasmissione che abbiamo intitolato Life, please. Sempre secondo Telford, sul piano della struttura organizzativa, per favorire una leadership collaborativa è necessario adottare procedure democratiche, inclusive e partecipative che appiattiscano la gerarchia. The hierarchy must be appiattito. Because on the end, on the background, I'm sorry. And to get a better leadership collaborative, it's necessary to get procession of democratic, inclusive and participative that it's transforming schools through collaborative leadership because ASCIP sta in New Zealand. Thank you very much and let's have a short coffee break. Thank you very much.